Complimenti, serata fantastica, ma non avevo dubbi. E volevo chiedere fare una domanda a Diego in merito al passaggio che ha detto. Quando c'è stato, diciamo, il discorso del precariato lavorativo, tutto quanto, questo si è riverberato anche nell'ambito sentimentale, se non ho capito male. Quindi mi viene a dire che a volte sono tempi nei quali insomma, adesso si unisce l'utero e dilettevole. Comunque, a parte questo, chiedevo se secondo te era uno degli scopi ultimi di questa manovra finalizzata appunto a minare le certezze reddituali, lavorative e sociali delle persone. Grazie. Allora, sicuramente c'è, a mio giudizio, una relazione fortissima tra l'ambito socio-economico e l'ambito amoroso, sentimentale, poi la vita familiare. Per l'ovvia ragione che, lo dico nel modo più diretto e immediato possibile, è chiaro come il sole che in assenza di un posto lavorativo stabile, fisso e dignitoso, i giovani fatichino poi ad accasarsi, come si diceva un tempo, che era un'espressione interessante perché alludeva intanto alla dimensione materiale dell'oikos, della casa, e poi alle relazioni stabili che sotto il tetto dell'oikos si sviluppavano. È chiaro che se si è oggi precari fino a 50 anni, difficilmente ci si potrà stabilizzare sentimentalmente e quindi molto spesso assistiamo a giovani che di fatto vivono come studenti Erasmus fino a 50 anni senza mai stabilizzarsi, ma non perché manchino della progettualità o del desiderio di mettere su famiglia, come si diceva un tempo, ma perché mancano delle basi materiali necessarie per farlo. Questo ci permette di dire che il tempo del neoliberismo contemporaneo, che tutto riduce a mercato e alla logica del mercato, sta disgregando tutte quelle che Hegel chiama le radici etiche del mondo della vita, che sono quelle radici che, come suggerisce la parola stessa, danno stabilità e solidità ai rapporti. Quella familiare è una grande radice del mondo della vita, quella dello spazio pubblico, della scuola, degli enti pubblici, dei sindacati, della sanità pubblica, sono tutte radici etiche che stanno una dopo l'altra scomparendo. E il paradosso è che, se ci pensate, molto spesso le nuove generazioni di fatto sono educate a vivere nell'erranza e nell'assenza di stabilità, pensando che ciò sia intrinsecamente positivo e gravido di chance di sviluppo. Vi faccio un solo esempio. È tragicomico vedere giovani scendere in piazza a manifestare contro la famiglia quando saranno concretamente impossibilitati a farsene una. Se ci pensate, è un esempio pittoresco di contraddizione del nostro tempo. La famiglia come se fosse il covo dell'omofobia, del patriarcato e delle peggiori nefandezze della storia umana, significa di fatto portare avanti un discorso di avversione a priori rispetto alla famiglia. Il fatto che in famiglia ci possano essere, come senz'altro ci sono anche, delle forme di violenza, di violenza dell'uomo sulla donna, è tutto vero e vanno corrette e punite ove vi siano, ma non è un argomento per dire che la famiglia in quanto tale genera quelle relazioni, no? Sarebbe come dire che il polmone può generare la polmonite, quindi il polmone in quanto tale è il problema da risolvere, no? Voi capite? Ora, quello che voglio dire è che il paradosso è che i nostri giovani sono educati fin dalla giovane età, e dato che vedo in sala dei giovani lo dico ancora più convintamente, a vivere nell'erranza e nell'assenza di radicamento. Un tempo c'era la leva obbligatoria militare che educava i giovani a una visione di tipo nazionalistico e pronto al guerreggiare, a una postura marziale, diciamo così. Adesso c'è l'Erasmus, che è la nuova leva del tempo globalizzato, in cui si educano i giovani a vivere senza posto fisso, senza radicamento, in una sorta di je suis en terrasse permanente, nel godimento di cui dicevamo, nell'assenza di stabilità. E quindi c'è una correlazione fondamentale tra la fine della stabilità del vecchio mondo borghese proletario da una parte e della fine dell'etica familiare, del radicamento sentimentale dall'altra. Tra l'altro, una delle più
sciocche e funeste idee che hanno invaso l'immaginario del quadrante sinistro è quella di pensare che la famiglia sia in quanto tale un'istituzione borghese e repressiva, no? Un'idea curiosa se ci pensate, perché semmai è il grande capitale che oggi prova a disgregare tutti i rapporti familiari per avere atomi disponibili che possano essere delocalizzati, quindi mandati a lavorare dall'oggi al domani da Bologna a Stoccolma, cosa molto difficile se c'è un radicamento familiare, territoriale. Pensare che ancora una volta il progressismo neoliberista, come è stato definito, è qualcosa intrinsecamente liberista di destra e di sinistra al tempo stesso, anche in questo caso. E se ci pensate, è una cosa nuova questa, perché basterebbe vedere i manifesti dei partiti comunisti degli anni 40 e 50, anche in Italia. Il PCI mostrava spesso l'immagine della famiglia con scritto «Vota comunista, difendi la famiglia», lo stesso capitava in Francia o anche in Unione Sovietica, in un altro contesto, perché l'idea era che la famiglia fosse qualcosa di radicante, no? E anche la vecchia borghesia la difendeva, no? Democrazia Cristiana e Partito Comunista in Italia facevano una gara chi difendeva meglio la famiglia. Poi subentrò questa logica sradicante del neocapitalismo liberista che mira a disgregare ogni punto stabile, compresa la famiglia, e trova questa logica nella sinistra, nella New Left, nella neosinistra glamour, non un ostacolo, ma un assecondamento, potremmo dire. Questo è un punto paradossale su cui bisognerebbe ragionare, ma mi interessava mettere a fuoco, a partire dalla domanda, questa logica disgregante in questi movimenti in cui effettivamente l'instabilità lavorativa diventa anche instabilità familiare. Oggi viene meno la fase della maturità, se fate caso. Un tempo, tra i 28 anni e i 40 anni, non si era più giovani e non si era ancora vecchi, si era maturi, e la maturità era la fase della vita in cui ci si stabilizzava familiarmente, lavorativamente, in cui si diventava cittadini con responsabilità politica. Oggi si è invece in una perenne gioventù fino ai 50-60 anni, poi improvvisamente si passa all'altra fase, quella dell'anzianità, e non si è mai stati maturi di fatto, non ci si è mai stabilizzati, no? Questo è un paradosso tipico dell'odierna epoca. Grazie.